Buongiorno ragazzi, allora sbarbata di oggi. Oggi proviamo due cose nuove, bene, una semi nuova. Il sapone Strike Gold, questo è Swamp Fox. Io ci sento legno, qualcosa floreale e del tabacco, è quello che ci sento. La profumazione, anche se loro dicono che è molto forte, per me, per essere un sapore americano, non è molto forte, anzi, tutto il contrario. E poi usiamo l'era, che già avevo provato con la piastra 3, però mi era sembrato troppo delicato, tipo un Masamune con la 3. Allora oggi lo proviamo con la piastra 5, che è la più aggressiva che fanno. E il mio è lucidato, io l'ho lucidato, non sapevo se si poteva lucidare questo acciaio stampato, pensavo che era poroso, ci ho provato, però viene veramente bene, viene quasi come i rasoi fatti a macchina, da pieno. Prendiamo la solita noscina, sarà all'incirca 2 grammi e mezzo di sapone, 3 grammi massimo. Mettiamo un pochino di acqua dentro la ciotola e lo aiutiamo, ciotola è calda, a sciogliersi bene. Così facciamo prima. Ok, questi saponi li conosco, funzionano super bene questi della Strike Gold. Ne ho un paio. Va bene, qui mentre si termina di scaldare il sapone e di sciogliere, vado a prendere un pochino di preparato. Questo è 70% noai e 30% burro di karité. Più che tutto aiuta a nutrire la pelle. Qua dove vivo fa un caldo da morire, si prende un sacco di sole. Allora ci raccomandano di usare il burro di karité, perché oltre ad essere un protettore naturale contro il sole, nutre la pelle. Solo che se lo uso dopo di farmi la barba, mi sento la faccia molto oliosa. Allora ho visto che mischiato nel pre mi aiuta un pochino, toppa un pochino i saponi e poi li... Così mi ammorbidisce anche la pelle, me la protegge. Ok, il pennello di oggi è stupendo, è l'artigianato italiano puro. Wojtykop, nodo in tasso, Manchurian, Tuband, legato a mano da lui. Rasoio in radica, bellissimo, un ciuffo eccezionale, eccezionale. Questi commerciali non arrivano a questo livello, è impossibile. Questo è un ciuffo super denso, backbone, veramente incredibile. Certo costa il pennello, però uno deve capire, è un pezzo unico. Se uno si deve fare un regalo, vuole veramente un pennello fuori dal comune, è lui. Intanto il sapone sta sciogliendo. Questo è un ciuffo pazzesco che fa incredibile veramente. Guardate, bella, la camera non si vede, già è bella lucida il sapone, si vede una bella crema. Allora quello che faccio è che te la faccio caricare al ciuffo. Guardate com'è bello pieno, qui abbiamo crema per 3 barbe. Profumazione non ha cambiato dalla scatola. Forse sta girando un pochino più su il floreale che sul legno. Facciamogli prendere un po' del caldo al sapone della faccia.
quindi da vapore. Molto piacevole la profumazione, mi sta piacendo parecchio. Non è forte, non so perché dicano nella descrizione che è forte la profumazione. Non la sento forte, però veramente, veramente piacevole. Molto elegante. Sta venendo fuori più mi sembra la parte floreale che la parte legnosa che ci sentivo sulla scatola. Ok, ci siamo. Usando le trite, ovviamente che mi piacciono parecchio. E la lametta quasi non si vede, non so se la camera ce la fa a inquadrarla. Veramente che esce, ma forse meno di un millimetro da ogni parte. E si vede però una esposizione leggermente positiva. Vediamo come va. La 3 è veramente troppo delicata. Qui si sente un pochino di più la lametta, però qui si sente la lametta. Però penso che non andrebbe bene comunque per barbe molto lunghe, questa piastra. Mi sa che si intasa parecchio come è fatto, che lo so io. Forse sì. Perché la barra casca parecchio, no, non la lametta rimane a sbalzo, ma esce un millimetrino appena. Perché la lametta veramente non sta vibrando per niente. Mi ricorda il Wolfman che ho, il VR1. Allora. Sento un pochino strano l'angolo di taglio che ancora non gliel'ho preso quello giusto. Comunque rade benissimo questa piastra 5, eh? Non c'è paragone con la 3. Non c'è paragone con la 3, la 3 è troppo delicata. Questo che noi diciamo a Firenze e mi garba. Mi garba, sì. La sento delicata, però si sente la lametta. Sotto il collo gli manca parecchio, però sulle guance veramente è andato molto bene il rasoio. Vediamo attraverso. Mamma mia, che nodo che è questo qui del Voitico. Impressionante, ragazzi. Molto backbone, però non è un rasoio che si apre. Però cioè, lavori con le punte, una cosa pazzesca veramente. Ok, andiamo attraverso. Vuole un angolo molto molto aperto, per come è posizionata la lametta. Non so, c'è qualcosa che non va. Sento. Questi rasoiera sono ancora da perfezionare con questa stampante. A me mi dà l'impressione che da una parte ho più esposizione che dall'altra, perché di qua quasi non sento la lametta. E di qua mi sembra, non so se sbaglio io, sentirla un pochino di più. Non comprate questo rasoio pensando che state comprando la qualità di un Blackbeard, di un Blackland, scusate, perché non è così. Questo è un esperimento che hanno fatto. Si vede il prezzo, che con 75 dollari ti compri un rasoio in acciaio praticamente. Ma secondo me
Ancora un pochino da migliorare questa delle stampanti con l'acciaio. Il mio aveva molte imprecisioni. Il cap stava addirittura quasi 1 mm spostato. Io l'ho limato e l'ho addrizzato, l'ho messo quasi pari, anche se ancora un pochino gli manca. Se da questa parte qui ancora c'avrà un 5 decimi, si sente al dito più alto rispetto che da questa parte di qua. Sicché sono ancora, insomma, non è che hanno una precisione come fatti con la macchina a controllo numerico. Però per 75 dollari magari ci sta. Questo qui con la piastra 5 mi sembra un rasoio, a chi gli piace sentire un pochino la lametta, gli piace sentire l'esposizione positiva, mi sembra molto valido. Contropelo qui, parte bassa del collo. Riuscito a portare via praticamente anche di questa zona che ho come il pelo impazzito, va in tutte le direzioni, è difficile tagliarlo. Bazza che anche è difficile, ha fatto benissimo. Perfetto, appena appena vi queste zone qua che veramente sono difficili per me. Però ottimo. Una base perfetta, ci siamo. Promosso, con la piastra 5 promosso l'era. Vi ripeto, un rasoietto che ha dei problemi, non vi aspettate un rasoio perfetto, un black Holland di quegli altri che costano sui 200 dollari. Però vi dico una cosa, per un rasoio all'incirca spedito in Italia verrà sui 100 dollari, ci potrebbe stare come qualità, anche se certo lucidato dà tutto un altro aspetto, come arriva fatta la stampante, insomma, un pochino meno, che non è che sia tanto bellino così come viene fatto con la stampante, però se uno c'ha voglia. Un pochino di arta a vetro, non lucida, 2 ore di lavoro sì, si lucida, non è un acciaio tanto duro, si lucida abbastanza veloce. Arta a vetro io ho iniziato con 400, poi 800, 1500 e 3000 e poi questi compound, queste paste con il Dremel, con i feltrini, ho finito di lucidarlo. E poi di ultimo ho usato panna di microfibra con questa pasta per togliere i graffi al PVC, alla plastica, che è molto fine, viene quasi a specchio. Anzi, l'allume non l'ho praticamente sentito. Red Point, non vedo che me ne sono fatti.
sapone è andato abbastanza bene, non è di questi saponi che rendono tanto tanto come schiuma rispetto ad altre marche, però è un sapone abbastanza grasso e ha protetto bene, sento abbastanza bene la pelle, veramente. Asciugati, vediamo il suo after, un after torbo, si vede che c'è dell'olio in sospensione che sta galleggiando, devono essere gli oli quelli che usano la profumazione, stanno tutti sul fondo, ho sciavordato bene perché stanno tutti gli oli sul fondo, ecco, ora è diventato turbo. Bella pallina liscia. Allora, è bello alcolico. After. Si è seccato quasi subito. La foglia la sento abbastanza elastica, bene. Allora, la profumazione molto simile al sapone. Aspettiamo un attimino che evapori. Però forse un po' più legnosa. Ci sento specialmente ora all'inizio più il legno che come aveva girato il profumo che stava, mi stava andando più sul floreale. Qui ci sento più come legno, una resina. Comunque molto piacevole, veramente. Guardate, bella pelle morbida. Va bene, mi è rimasto solo da mettere a posto e salutarvi ragazzi, ci vediamo domani.